Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo try on haul Shein estivo. Ci sono anche alcune cose forse autunnali, ma non troppe, puntiamo ancora all'estate, anche perché i pacchi di Shein, raga, arrivano velocissimamente. Questo mi sarà arrivato in neanche 2 settimane, una settimana forse, cioè veramente hanno migliorato i tempi tantissimo. Allora, in realtà qua davanti a me ho 2 pacchi misteriosi, uno è di Shein e l'altro di un altro video che arriverà presto, quindi iscrivetevi, se non siete ancora iscritti io ve lo ricordo. Direi di provare con questo perché è un po' più grande e per me può essere lui, può essere il pacco di Shein che vogliamo aprire. Allora, come vedete sono nella casa dei miei genitori a Rimini perché è estate. Cioè, grazie Carolina, ok, estate sì, lo sappiamo, però è agosto, e agosto io vivo a Milano ormai da 6 mesi, wow, ad agosto Milano è invivibile, vi giuro, e sono contenta di essere qua, è letteralmente il primo giorno che sono qui, oggi vado al mare, stasera mangio in spiaggia, sono super felice. Se volete comunque seguirmi nella mia vita di tutti i giorni, c'è Instagram e altri social, lo sapete. Eccolo, vedo già una scritta che conosciamo. Io vi giuro che ormai non mi ricordo più che cavolo ho ordinato. Lo so che voi direte, caro, ma che problema hai? È solo che io ci lavoro con Shein, sono super trasparente per questa cosa. Ovviamente tutte le opinioni che vedrete in questo video sono sempre le mie. Non mi dicono di dire che le cose sono bellissime, io sono super sincera sempre. Questi video sono utili, una volta al mese ne faccio uno perché vi consiglio che cosa ordinare e cosa no. Allora, direi di iniziare subito. Che dite? Io vado letteralmente a caso, pescando la prima cosa che intravediamo che è bianca, e cerco anche di andare veloce perché, raga, questi video sono sempre super lunghi e non voglio annoiarvi. Allora, pantalone cargo bianco, sembra veramente bello, io ve lo giuro. Allora, la vita sembra un po' larga, però magari è anche da indossare a vita bassa, tendenza del momento che ci piace tanto, devo dire. Taglia S, questo tra l'altro è 100% cotone, super, sono curiosissima, vi giuro, di provarlo, e ora lo proviamo assolutamente insieme. Valutiamo se è trasparente, se la taglia è giusta, se è carino indosso, vediamo. Pantaloni indossati in questo modo. Vi faccio vedere anche per farvi capire come sono in questo modo. Però forse così è un po' troppo, aspettate che provo a sistemarli in maniera diversa. Ok, altro modo, ho provato a tirare su un po' i lati del pantalone e veste così ora. Per me è super carino, veramente. Poi cargo, mi piace tanto. Il lato non mi convince troppissimo, ma devo dire che l'effetto è bello, cioè è quello desiderato. Me gusta, che ne pensate? Mi piace? Lo proviamo? Si vede che sono carica in questo periodo, perché vi ho raccontato nell'ultimo video quello che avevo pensato di cancellare dopo 24 ore, ma poi l'ho tenuto perché mi avete scritto tantissime cose bellissime, io vi adoro, grazie. Sono carica dopo quel video, ho tipo ritrovato la luce nel creare contenuti ed essere comunque come sono, liberamente. No vabbè raga, ho pigliato un altro pantalone, ve lo faccio vedere, vabbè. Sono in fissa un po' con i cargo in questo periodo, penso che sia lo stesso modello tra l'altro perché mi piaceva un sacco, ma di questo colore, verde militare scuro, proviamolo. Beh, la taglia, devo anche dirla, sì, è sempre una S. Pantalone stupendo, questo mi sembra che sia anche meglio rispetto all'altro, e bello, molto. Che dite, vi piace questo stile del pantalone basso, a vita bassa? E retro, fatto così, figo, mi piace. Poi, speriamo di beccare qualcosa un po' più estivo, perché vorrei trovare qualcosina da indossare in questi giorni a Rimini, magari creare degli outfit carini. Questo è un vestito che può essere o bellissimo o un fail, ok? Io ve lo dico. È difficilissimo da mostrare in telecamera adesso, perché, ok, questa è la parte di sopra, come potete vedere il colore è super carino, è un vestito molto lungo e è questa sorta di beige super chiaro, panna. Ve lo faccio vedere indossato perché è veramente difficile da farvi vedere, però prima vi dico la taglia.
che è super importante, taglia S, e questo è poliestere, io ve lo dico. Vestiti che ho indossato, ragazze, è veramente carinissimo, mi piace un sacco ovviamente questo cutout. Ho il reggiseno di Shein, quello che vi ho mostrato prima, però non è quello giusto, vabbè. E il retro è fatto in questo modo, lungo, lungo, lungo fino ai piedi, comodo, elasticizzato, mi piace. Che dite? Carino? Sì, sì, sì. Allora, oh, che bello, mi mancava fare un video haul. Andiamo col prossimo, che è lui. Ah, questo è il vestitino per la spiaggia. Ha un sacco di copricostumi super carini, Shein, devo dirlo. Allora, mi sembra un tubo bianco senza forme, questa cosa non mi fa impazzire, però guardate che meraviglia il tessutino, tutto traforato, super bello, mi piace un sacco. Dopo ve lo faccio vedere indossato, è inutile che mi ostino a farvi capire che poi dopo ve lo indosso. Non lo so, la forma non mi convince, taglia S, e ok, composizione poliestere viscosa, proviamolo. Come sospettavo, questo vestito, vedete, non ha il punto vite, è tutto un tubo dritto che non mi piace. Oh, ok, ho preso dei reggiseni questa volta, con anche questi che sono quelli trasparenti da attaccare al reggiseno. Ho preso questi qua, che erano super recensiti bene su Shein. Sono fatti in questo modo, a fascia, super leggeri, diciamo. Sono veramente particolari, cioè sono dei reggiseni che nei negozi fate fatica a trovare. E li ho voluti, l'ho voluto prendere, provare, e la taglia che l'ho presa era 75B, che in teoria dovrebbe essere la mia taglia. E c'è anche in questo colorino qua. Perfetti questi per i top, come quello che indosso in questo momento. Ma in questo momento ho troppo caldo e sono senza reggiseno. Cioè, ci sta, cioè, non potete capire. Prossimo, un'altra cosa non colorata, ok. Vediamo. Cos'è? Ah, è un body. Ho preso un body. Ho preso un body. È un body nero, però la particolarità è sul davanti, perché vedete, ha tutti questi intrecci carini, anche le spalline regolabili, non so, dobbiamo provarlo ovviamente per capire com'è. Il tessuto è ok, non è sicuramente cotone, la taglia è una S e proviamolo. Tra l'altro vi dico che arriverà anche il video Shein Back to School, anche cartoleria, se vi va, volete vedere un video unboxing cartoleria di Shein? Fatemi sapere, lasciate un mi piace. Ho preso lui, che è un body marrone, un bellissimo color marrone cioccolato, mi piace molto questo marrone. E qui ha un laccio, cioè si lega, si slega, si può mettere o così oppure incrociato, insomma mi piace perché è versatile, appunto come vi dicevo è un body. E la taglia è una S. Proviamolo. Body indossato ed è super carino. Veramente, il davanti è fatto in questo modo. Io ora ho il costume sotto. E appunto può essere utilizzato anche da spiaggia, ma ovviamente anche senza niente. Mi piace molto. Ok, proseguiamo con qualcosa di traforato. Già, lo intravedo. Non so se lo intravedete anche voi. Pronti? Ok, ok. Ho preso dei pantaloni da copricostume. Questi sono stupendi. Oh mio Dio, ma sono bellissimi. No, vabbè, questi stupendi. Fighissimi. Taglia XS. Wow. Cioè, esteticamente, wow. Nulla da dire. Belli veramente, il fondo anche, vedete, ha queste ondine, molto carini, curati, fatti bene, sono sorpresissima, non me l'aspettavo e adesso io li proverei immediatamente perché sono troppo curiosa. Ta-da! Guardate che figo questo, vabbè, stupendo, proprio come lo cercavo, fatto benissimo, tutto traforato, meraviglioso, cioè parliamone, anche la lunghezza è abbastanza giusta. E io sono 1,63, 64. Super bello. Prossimo. Vediamo un po'. Ok, cos'è? Ah, è un vestitino, sempre copricostume.
Questo è molto, sembra nero, trasparente, semplice, però raga, ha uno spacco enorme, enorme. Proprio questo spacco arriva alla vita. E dopo ve lo faccio vedere indossato con un costume. Wow, molto curiosa, questa riccia, insomma, ve lo faccio vedere indossato per farvi capire. Cioè, guardate, così non si capisce nada de nada. E i miei video sono utili soprattutto per questo, perché vi faccio vedere le cose dei siti indossate. Come fate senza di me a capire che cosa comprare o meno dagli shop online? Sto scherzando, eh. Taglia S, proviamolo. Tadan, questo è stupendo. Cioè, proprio come sembrava. Quindi un copricostume nero, trasparente, che può essere, cioè, perfetto anche per un aperitivo, insomma. Fatto in questo modo, quindi al lato che si arriccia, si può allacciare ovviamente, il retro rimane così, lungo, mi piace un sacco, bello. Poi il fatto che sia sbracciato, diciamo, non lo rende pesante, insomma, non fa sudare ed è perfetto. Questo confido tanto in lui. Oh mio Dio. No, vabbè, questo raga è bellissimo. È un top di questo meraviglioso colore beige, nude, marroncino. Mi piace un sacco. Allora, si lega in alto e sul rimane tutta con la schiena nuda. Wow, no, vabbè. Questo ha uno stile incredibile, taglia S. E sono colpita, molto curiosa di vedere com'è indossato, ovviamente senza reggiseno, molto estivo. Questo tessuto spesso, grosso, cioè sembra veramente un top anche di un certo spessore, di una certa spesa, ma è super economico da Shein. Ok, proviamolo. Allora, next, prossimo abbiamo un reggiseno. Ero ispirata, volevo provare queste cose un po' particolari. Allora, questa volta vi faccio vedere. È molto scollato, quindi perfetto per quei vestiti che hanno lo scollo profondo. E il retro, ve lo faccio vedere, è così. Al contrario. No, vabbè. Era al contrario, questo è il lato giusto. Comunque non cambia tanto, è fatto così. Il retro cos'ha? E, ok, carino. Non so. Da provare. 75p e va bene. Prossimo, vediamo un po'. Abbiamo un altro. Questo è fighissimo. Questo spacca. Vi faccio vedere. Questo è un top, ma non è solo così come lo vedete, è componibile. Ora ve lo faccio vedere, eh. Cioè, non skippate. Allora, questo è il top, la parte sopra, e ha questo dettaglio a V sulla zona della pancia, molto carino, tutto traforato, bello, molto di tendenza, e ha, ragazzi, le maniche a parte, quindi, cioè, ha le manichine, ci rendiamo conto, questo tutto traforato, secondo me, fa un effetto incredibile sul corpo. Ora lo indossiamo, assolutamente, taglia S. Wow, e composizione poliamminide. Proviamolo. Con questo top c'è un problema, perché con che reggiseno si indossa? Senza reggiseno non puoi indossarlo perché è super trasparente. Con questo si nota. Non lo so, devo capire questa cosa. Comunque il top in sé, scusate il pantaloncino da casa, che tra l'altro ho dovuto abbassare, è fatto così, con le maniche appunto staccate. Non lo so, non so che dire, perché mi sembrava così figo, ma ora non mi viene in mente un modo per indossarlo. Se avete un'idea, fatemi sapere. Il top in sé è molto carino, appunto, è anche fatto bene, molto particolare, vedete questi dettagli. La 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 la, sento qualcosa di duro. Vi faccio vedere. Ho preso. Ta-da. Guardate che bello il pack. Stereo Face 6 French Girl. Cosa sarà? Cosa sarà? Vediamo. Ecco, devo dire, mi piace molto nero. Wow. Ok, è una palettona composta da 6, diciamo,
highlighter, correttori, bronzer, blush, insomma, può essere un po' molto versatile come palette. E sono molto curiosa, sono tutti colori in crema, quindi perfetti per l'estate. Io utilizzo blush in crema, adesso non ho base, non ho fondotinta, io uso solo il blush in crema e il correttore per le occhiaie, e il mascara e un rossettino. Top, sono molto curiosa di provarli, wow! Odore non dei migliori, ve lo dico. Andiamo avanti con qualcosa di d'abbigliamento. Marrone, ok, si vede che mi sto appassionando di più ai colori della terra, ai colori semplici, non tanto colorati, perché non avete visto ancora un capo colorato, mi pare. Questo è un body fatto in questo modo, con questo dettaglio del cutout laterale, mi piace tanto come dettaglio scoperto. Tessuto morbido, dovrebbe essere cotone, taglia S, vediamo, vi dico subito il tessuto, perché se è cotone ci sta. Ah no, è viscosa e elastanea, direi ottimo, questo è anche sfruttabile anche ovviamente in autunno, insomma, quindi ci sta. Indossiamo. Body indossato, allora per me sarebbe stata meglio una taglia XS, però devo dire che è fatto così, mi piace, molto carino questo cutout, classico body marrone, insomma non c'è tanto da dire, è comodo, elasticizzato, morbido. Ok, prossima cosa che ho pescato, lui, con le bollicine, adoro, bellissime da schiacciare. Oh. Oh, no, guardate, ma il pack è stupendo, guardate che bello, wow. Questo qui, se non erro, è un primer, ora lo apro e lo scopriamo insieme, lo apro senza ammazzarmi magari. Wow, no vabbè. Scusate, ma il pack che figo è. No vabbè, bellissimo. È rosino tra l'altro. Questo non ve l'ho ancora detto, è un primer per il make-up. Vediamo se c'è scritto l'effetto perché non me lo ricordo. She Glam Birthday Skin Primer. Smoothing Rose. Quindi comunque è un primer, teoria levigante, non lo so, lo proverò. Voglio subito sentire l'odore. Internamente fatto così. Oh, è caduto un po'. Eccolo qua. Odore non mi fa impazzire. Per me l'odore è molto importante, devo dire, nei prodotti. Se sento un odore che non mi piace, cioè o è neutro l'odore e va bene, se invece sento qualcosa di chimico così, tendo a non comprare, a non utilizzare, insomma. Lo proverò, comunque, lo proverò. Giuro, e vi aggiornerò sugli altri social. Allora, proseguiamo. Ci siamo un attimo rallentati con un pezzo sotto slip bikini. Allora, io adoro Shein perché ha tanto, cioè tu puoi prendere anche solo lo slip, solo il reggiseno. Io questa volta ho preso uno slippino marroncino con i laccetti laterali super carini. E taglia S, il retro è così. Però in teoria sì, esatto, è quelli slip che tu li puoi stringere, allargare. Lo proviamo, vediamo come va. Bikini indossato, super carino e molto molto strimizzito. Vedete anche il lato qua, fatto in questo modo. Ci sta, mi piace, poi un bel colore marrone. Altro bikini, esattamente, cioè erano tutti in fondo al pacco. Eccolo qua, allora mi sembra super carino. L'avevo già preso di Shein ma in un'altra colorazione, questa volta l'ho visto marrone e bianco e raga, questo è stupendo, cioè ditemi voi che cosa ne pensate, per me è veramente carinissimo, anche bello, cioè originale, e mi piace un sacco questo contrasto del marrone col bianco, molto anche elegante comunque, taglia S, questa è la parte sopra, vi faccio vedere la parte sotto. Eccola qui, rimane un po' sgambato, non vi preoccupate, comunque in teoria veste bene, dopo io faccio da cavia, lo indosso e vi faccio vedere. Carino, mi piace molto. Che dite, vi piace? Cosa ne pensate, vi piace? Indossiamolo. Questo è molto carino, mi piace. Non veste benissimo il sopra perché rimane un po' strano, soprattutto perché tende ad andare su, a salire proprio la bretellina qua in basso. Ecco, potete percepire magari qua, vedete che è un po' in su.
A me non piace come effetto. Comunque la mutanda rimane in questo modo e il davanti così. Abbiamo un paio di scarpe, ve le faccio vedere ora o alla fine? Beh, ve le faccio vedere ora. Vediamo un po'. No, vabbè. Oh mio Dio. No, ragazze, guardate loro. Scarpe nude con questa striscia di brillantini. Che brillano un sacco, tra l'altro. Io sono incredula. È super carina. Questo è sotto, numero 39. Ha anche una leggera, un leggero rinforzino qua. Quindi in teoria è anche comoda. 39, scarpa a punta, come potete vedere. No, che carina, è bellissima. Facile da indossare perché è slip-on. Ecco qua. No, vabbè. La dobbiamo indossare subito. Ovviamente c'è anche la sua sorellina. E vediamo come sono indossate, sono troppo curiosa. Scarpe indossate, mi piacciono, ve le faccio vedere meglio, eh. Allora, queste come sono? Super brillantinate. Mi sa che il numero mio è un po' piccolo, vi devo dire la verità, non riesco a infilarlo più di così. E il piede mi sta proprio, vedete, al limite. Si vede che non sono fatte benissimo, che hanno qualche pieghetta un po' di troppo, però... per il prezzo io direi promosse. Ta-da. Carina. E proseguiamo, capo d'abbigliamento. Oh mio Dio, mi ero scordata di aver preso lui. È un vestito con trasparente zebratino, vedete? E ha questi dettagli sul davanti. Questo per l'estate adesso è spettacolare, ma anche per l'inverno, cioè l'autunno. Bello, fighissimo, elasticizzato, bottoncini a brillantino, tutti. Wow, cioè devo dire che ha dei dettagli che mi piacciono un sacco. Vediamo subito, taglia S, ecco qua, poliestere. Ok, proviamolo. No, vabbè, questo vestito è super figo. Veramente bello. Allora, ha dei dettagli questi qua che sono un po' in vellutino. Qui non ideali per l'estate, però è così bello che si può mettere anche in estate. Cioè, ovviamente è un po' trasparente e fatto in questo modo. Super carino. Poi il dettaglio sul davanti è stupendo. Ho qualche accessorio, vediamo se c'è qualcosa di interessante. No, vabbè, mi sono confusa. Questa è una cavigliera. È una cavigliera super carina. Top. Oggi la metto. Poi ho preso una borsina che, se non sbaglio, ho visto dalla mia amica Erika. Penso di averla vista da lei, non ricordo, non sono sicura. Comunque ve la faccio vedere perché è troppo carina per l'estate. Ed eccola qui, ta-da! Vedete, una borsina in paglia tonda con questa cordicella lunga. Volendo si può anche accorciare, si può tenere magari la corda all'interno. È super carina come borsetta. Dentro è super semplice, non ha cerniere, niente, è molto spaziosa, devo dire. È carina, diciamo che è originale e anche comoda, immagino. Cioè, una di quelle borsine che prendi velocemente, ci esci, ci vai a fare la spesa, insomma. Mi piace come stile, che ne dite? Molto soddisfatta, carina. Ok, ho svuotato la busta di Shein e abbiamo le ultime cosine, vi faccio vedere. Tutte cosine troppo carine che ho trovato, che costano super poco tra l'altro. Allora, innanzitutto ho preso una borraccia, perché la mia di 24 Bottles l'ho persa a Mykonos e ho preso questa al momento. Mi piace perché è trasparente, tappo bianco, molto semplice, si gira. Ok, e dentro anche la cordicella, vedete? Carina. Adesso la devo lavare benissimo e poi la utilizzerò. Poi, allora, abbiamo un altro capo. Abbiamo un bikini, vediamo un po'. Oh, questo è super carino in teoria. Sono curiosa, non so se mi sta bene questo perché ha il seno molto largo, come sto vedendo. Allora, questo è un bikini fatto in questo modo, però ha le coppe molto larghe tra di loro. Non mi fa impazzire questa cosa, già lo so. Allora, lo proviamo e vediamo com'è indossato. Mi piace però molto il contrasto
che ha, madonna, questo è minuscolo, adesso lo faccio vedere. Ok, stavo dicendo, mi piace molto il contrasto che ha questo bianco con questo blu o azzurro, comunque che sa molto di estivo. Cioè, bello, ma il dietro, no, questo è immettibile, posso dire, cioè non è per me. Taglia S, lo provo, ma non so. Allora, ho indossato il costume, però vedete, è super distanziato, diciamo. Non sta bene, secondo me, cioè a me non piace. Infatti l'ho messo in questo modo, giusto per dargli una forma diversa, ma non mi piace. Il sotto è fatto così, il retro, come vi dicevo, è mini. E quindi per me, bocciato. Mi dovete concedere, perché sto sudando, si vede anche la pezza, magari, boh. E mi dovete concedere il ciappo, perché sto morendo. Allora, andiamo con accessori. Spero veramente di aver preso una body chain per la zona della pancia, perché me ne serve una, mi si è rotta quella che avevo. Ok, ho preso un'altra cavigliera, molto semplice, fatta in questo modo, ed è utile perché mi mancava. Poi, forse, ultima cosa è lei. Sì, questa è una body chain, catena per il corpo. Tra l'altro sono due staccate. Sì, sono due staccate, quindi ne puoi mettere solo una o l'altra, e oppure le potete mettere entrambi, quindi questa è proprio per questa zona qua. Super carino come dettaglio per i vostri outfit estivi. Fatemi sapere qual è la vostra cosa preferita, tutti i link sono in info box come sempre, il codice sconto lo trovate lì, è valido. Fatemi sapere se ordinerete qualcosa dopo aver visto questo video, io vi mando un mega bacione, vi ringrazio di aver visto il video fino a qua, noi ci sentiamo sempre sugli altri social e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao ragazzi!